Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, io vi dico buongiorno, ma in realtà sono le 6:30 del pomeriggio. Io ho appena chiuso il vlog che voi avete già visto, quello dove ho fatto lo svuota spesa, la farmacia e tutto il resto. E niente, siccome sono così, sono in vena, siccome devo preparare la cena, ho detto ma quasi quasi chiudo e riapro. Ci facciamo, continuiamo a chiacchierare. Siccome a casa i bambini sono pure, diciamo, tranquilli, quindi ho detto vabbè, sì, da che lo possiamo fare. Tra l'altro, mi è venuto anche in mente perché dopo che ho chiuso, ho iniziato a sistemare, nello svuota spesa qualche cosa non è sfuggita, ma l'avevo completamente dimenticata nel disordine delle cose che c'erano. Mi sono dimenticata, ad esempio, come potete ben vedere, ho la vestaglia, mi sono dimenticata, vabbè, a parte che c'era pane, panini, così c'era anche una busta di panini che insieme al pane che ho congelato, sono 10 panini, ma in più c'erano queste perché ho comprato questa zucca piccolina che mi ha fatto tenerezza, questa zucca tutta verde e poi la classica, la butternut si chiama. Che è questa qui. Ora, questa qua io adesso che faccio? Vabbè, la lavo un attimino, poi la taglio, la faccio tutta a pezzettini e la congelo perché normalmente la aggiungo quando faccio il minestrone. Poi, se anche volessi fare un risotto, no, ce l'ho già fatta perché questa qua in frigo mi prende troppo spazio e poi comunque si fa la muffa. Quindi taglio, faccio e congelo. Questa qua invece non lo so, mi ha fatto proprio una cosa a pelle, non l'ho mai mangiata. Non so neanche come la devo. Allora, potrei anche guardare su Google, però è bello, no? Magari confrontarci, scambiarci qualche cosa. E quindi, tanto pure che sta 3-4 giorni, non succede niente. E quindi niente, vi chiedo a voi. Ora, così mi sembra di aver visto a volte in qualche ricetta che questa qua si taglia ad esempio a spicchi o anche a dadini e si cuoce in forno con tutta la buccia. Mi sembra, ma poi la buccia non si mangia, cioè non la devo mangiare, cioè non posso mangiarmi questa buccia qui. O si mangia? Domanda sicuramente sciocca, però tant'è. Quindi aspetto queste ricettine per farla, magari sicuramente al forno. Così come la faccio? Come la fo? La buccia si mangia, mi sembra strano, non posso mangiare la buccia, cioè non credo. Quindi ditemelo voi, a me sembra di aver visto che proprio questa zucca, questa qua verde, così, si taglia tipo a spicchi, a lunette, la metto, volendo anche a quadratini, però con tutta la buccia, la metto nel forno, ho le sale, pepe, paprika, la condisco, sì, e poi si mangia così come un secondo. Quindi, se ho ragione. Ditemi, scrivetemi, hai ragione, la puoi fare così, oppure se sbaglio, come disse qualcuno, se sbaglio mi correggerete, dite voi come la devo fare. Quindi aspetto vostri consigli e vediamo, intanto qui l'appoggio e poi vediamo. Ora, che prepariamo? Aiuto, che prepariamo per stasera da mangiare? Ho deciso. L'avevo già deciso prima quando stavo facendo il vlog, quindi vabbè, che faccio? Ah, un'altra buonanotte, ci ho dimenticato in altro. C'erano pure questi così per la colazione. Basta, poi è finito. Zucca, pane, panini e cereali. Dicevo, che preparo. Allora, per i bambini tutto a posto perché hanno già hanno il passato di verdura e gli faccio il riso col passato di verdura, visto che oggi a scuola, cos'è che hanno mangiato? Non mi ricordo, comunque mangiano il riso bello già fatto col passato di verdura, col parmigiano, l'olio e tutto a posto. E poi faccio i broccoli al forno, quindi adesso prendo il broccolo che ho comprato, inizia a farmi un po' caldo. Allora, aspettate, okay, mi metto qua su, perché adesso mi fa caldo. Ghostbusters! Allora, dicevo.
prendo il broccolo, lo sbollento un attimino, poi lo taglio tutto a fettine sottili in una teglietta con il pan grattato, un po' di parmigiano, un po' di formaggio, lo mettiamo nel forno, ci facciamo il broccolo gratinato e poi faccio queste che ho comprato per quella ricetta che ho visto fare. Praticamente così la mangiano pure i bambini poi come secondo, mangiano riso con passate di verdure e si mangeranno anche queste. Praticamente faccio bollire, devo far bollire le patate così intere, quindi adesso le lavo bene bene con la buccia e le faccio bollire. Più o meno diciamo 25 minuti all'incirca ci vorranno per qua, all'incirca sì. Si chiamano regina queste patate. E poi che faccio? Dopo che le sono cotte, che si possono infilzare quindi con la forchetta, su una leccarda da forno prendo queste patate, le schiaccio, fanno vedere con un bicchiere, quindi utilizzeremo il bicchiere, tutte schiacciate sempre con la buccia, poi sale, olio e si mettono nel forno e gli si fa fare belli, croccanti, croccanti, super crunch, crunch, e poi te le mangi. Fine. E quindi questo. Perciò, siccome tanto la patata... Personalmente, che sia bollita, che sia al forno, che sia fritta, che sia con la pasta, che sia come è, mi piace. Purtroppo, perché si vede che mi piace, verrà buona senz'altro. E quindi, questo adesso le lavo bene, bene e metto a bollire. Lavo anche il broccolo e metto a bollire anche quello. Finestra aperta perché adesso farà una puzza di quelle atomiche. E così, per il resto niente. Qui adesso sono con il tablet, così vado. Mi stavo sentendo un audiolibro dal tablet. È la prima volta che ascolto un audiolibro. Non è di proprio un libro intero intero, ma è di un racconto. Si chiama, lo trovate su YouTube, si chiama I figli del grano. Di chi è? Neanche a dirvelo. Beh, ne ho visto il periodo, ci sta, ve lo faccio vedere. Aspettate, sì. Qua, vedete? Eccolo qua. Si chiama così, Figli del grano. Ecco, 1 ora e 17. Sì, 1 ora e 17, ne ho ascoltati 53 minuti, mentre ieri cucinavo me lo sono messo, tenuto girato al contrario, perché se passavano i bambini e li vedevano questi bambini con gli occhi così, si spaventavano. Tra l'altro questo qui è, credo, il primo film di paura che io ho visto quando ero piccolina, quando si fittavano le videocassette a casa con le amiche. Mi ricordo alcune scene, noi che gridavamo, che poi gridavamo tanto per gridare, che poi venne la mamma, tra l'altro di Maddalena, quella che vi ho nominato nell'altro video, e ci gridò tutte per il film che avevamo preso. Faccio un bordello allucinante per questo film. È troppo bello. Così. E quindi adesso niente, mi stavo sentendo qui il racconto perché fa parte, questo è proprio un raccontino che è dentro un libro con tanti altri racconti. Va bene, niente, ho già fatto le 7:20, no, è tardi. Facciamo questo, ci vediamo dopo. Io intanto mi finisco qui quanto sono, più o meno sì, 20 minuti abbondanti, quindi ci vediamo dopo. Se lo volete vedere, andate su YouTube I figli del grano, così magari anche voi quando cucinate, magari è carino. Ok? A dopo, devo andare a legare la tenda perché stanotte arriverà la pioggia più in mattinata, però la vado a legare, non la posso tenere così svolazzante. A dopo, ecco qua, ho messo le patate. Anche qua ho messo i broccoli, lavate, ho preso soltanto le cimette e ora questi qua li faccio bollire più o meno dal bollore 10-15 minuti all'incirca, queste saranno un po' di più. Nel frattempo mi faccio questa qua. Allora, io credo che siamo pronti perché ecco, devono essere così, quindi devono potersi infilzare, quindi ora queste spengo. Anche questo è pronto. Qui ho fatto la zucca, questa qua a dadini per le minestre o per il risotto, però una parte l'ho anche tagliata così perché vediamo in questi giorni ci voglio fare un tortino al forno con la mozzarella, un pochettino di besciamella e quindi ho detto vabbè, me le divido e faccio in questo modo. Quindi ora queste le metto nel congelatore e facciamo queste così come
Continuiamo. Nel frattempo io ho finito il racconto I figli del grano. Bello. Sono dovuta fermare sul finale che stavo un pochettino così. Bello. Eccomi. Niente, vi volevo solo far vedere perché adesso giro. Niente, a parte gli scherzi. Ecco, ho messo le patate qui sulla leccarda con un foglio di carta forno. E ho acceso qui il forno, ho messo 180 gradi con la griglia sopra. Adesso niente, con un bicchiere andiamo a schiacciarle così. Però giro perché con la sinistra non riesco. Vediamo se riesco, cioè se esce bene, se no facciamo in un altro modo. Eccole qua, andiamo. Così, sì, più o meno, dai. Sì. Ah, c'è anche di rilassante, sapete? Facciamole tutte. Ecco, le ho schiacciate tutte. Questo ho tolto la buccia nel caso qualcuno dei bambini faccia un pochettino stare c'è la buccia, quindi, ma non si dovrebbe vedere. Adesso cosa facciamo? Un bel giro d'olio e il sale. E stop. Avrei messo anche la paprika, però appunto per i bambini evito, li faccio proprio semplici semplici. Quindi adesso andiamo, oliamo e saliamo. Eccole qua, olio e sale. E adesso vanno in forno che è caldo, ovviamente. Un po' d'olio va messo perché sennò cioè il croccante non potrà mai venire. Io penso più o meno una ventina di minuti. Così, nel frattempo che si fanno queste, vado a fare i broccoli. Anzi, li facciamo insieme, vi faccio vedere. Ed eccoci pronti per il piatto numero 2. Questa qua è proprio real life, qua qualsiasi cosa sparsa e buttata. Va bene, nel frattempo ho lavato la pentola, messo l'acqua così. Poi metto il riso per i bambini con il minestrone, questo qua i broccoli bolliti, pangrattato, sale, olio, grana padano e io metto un pochettino di queste, nel caso va bene anche tipo la provola o mozzarella, no mozzarella no perché butta l'acqua troppa, o tipo la provola, il galbanino, questi qua più stagionati. Allora prendete una teglietta, io ho messo poco poco di olio, il pangrattato, un pochettino di grana e poco poco di quella mozzarella. Ho fatto giusto un lettuccio così bello caldo caldo caldo. Adesso prendo qui le cimette dei broccoli e a coltello li taglio così fini fini fini, in questo modo. Poi li adagio tutti quanti qua, olio, sale e di nuovo pangrattato. Grana e qua, la mozzarella. Stop, finito e si mette nel forno. Quindi faccio perché cioè non riesco a farlo e registrare contemporaneamente, quindi faccio vedere giusto il risultato finale prima di metterlo in forno. Quindi ci vediamo dopo. E niente, io sempre con questi cosi che li lascio aperti. Vabbè, eccolo terminato. Quindi tagliati sottili sottili, aspettate, ve ne prendo uno, ecco, giusto così, fettine sottili sottili, e poi sale, un girino d'olio, un po' di grana, la mozzarella e il pangrattato. E basta, questo, cioè, il broccolo è già cotto, in forno più o meno 10 minuti, giusto che si scioglie qua la mozzarella che con il pangrattato fa la crosticina, quello sta quasi per bollire. Però aspettate un attimo, vi faccio vedere una cosa bella. Bella, dipende dai punti di vista. Vi faccio vedere sul balcone una cosa che non ve l'ho fatta mai vedere. Aspettate. Vabbè, a parte si sono accese qui le lucine. Ancora devo fare la tenda. Devo far vedere qui. Guardate che carino. Peccato che possiamo goderne poco, perché adesso arriverà il maltempo. Questa qua è quella lì solare dell'IKEA. Anche l'effetto che fa così. Questa qua c'è dentro anche la batteria. Però bello. L'effetto a terra, forse aspettate, faccio vedere meglio. Se mettiamo qua. Forse sì. Si vede poco.
fa tutti quanti un po' il gioco di luce. C'è qualcun altro sul balcone. Questo volevo far vedere com'era bello quest'angolino d'autunno di relax. Però adesso smontiamo tutto. Quindi vado a vedere, vado, devo svuotare la lavastoviglie. La lavastoviglie è piena, è pulita. La svuoto e metto il resto delle cose, metto il riso così può mangiarmi e vi faccio vedere il risultato finale di tutto. E poi starete ancora un po' con noi nella serata. E basta, questo sta arrivando Giulia. Aspettate. Giulia, sono qua. Con chi sei? Con il tuo tap tap? Lui si chiama tap tap. Chi te l'ha regalato questo? Non lo so. Come non lo sai? Non ti ricordi chi te l'ha regalato? Nonna. No, Frau Polina. Questo gliel'ha regalato la nostra vicina. E E tu chi me l'ha non te lo regalato? ricordi? Vabbè, è passato un annetto in effetti. Va bene, andiamo. Bene, ci siamo, è tutto pronto, vi ripoggio un attimino qua. Nel frattempo i bambini già una parte, la pasta, il minestrone, lo hanno mangiato. E io nel frattempo che qui finisse di cucire. Nel frattempo che finisse il forno di fare la parte del grill, niente, io stavo guardando le notizie dell'uragano in Florida. Quando ci sarà questo video sarà già passato tutto. Quindi era un pochettino così bruttissimo. Ho visto certe scene che mi hanno fatto stare proprio brutto, tra cui c'era una fattoria con gli animali, c'erano sia animali mucche e c'erano i cavalli, e c'erano le persone che gli scrivevano i numeri di telefono agli animali sopra, sul dorso, l'hanno detto anche alle persone di farlo. Dicono che sarà peggio dell'uragano Katrina. Boh, speriamo bene. Comunque, passiamo alle cose belle e vi faccio vedere. Qua è tutto pronto, adesso passiamo all'assaggio, prima giro, faccio vedere da qua. Lui se ne va via da casa già, a posto. Perché te ne vai via da casa? Ah, ecco. Ok, giro, vi faccio vedere. Allora, questi sono i broccoli, eccoli qua. Questa è una metà per me, o per Daniele uguale, poi l'altra devo ancora impiattare. E qui, eccole. Le patate fatte anche con il grill hanno un aspetto super bello. Io le mie le ho tenute 35 minuti e poi 5 minuti proprio io ho fatto fare solo grill. L'ho tolta adesso, infatti questa qua ancora è bollente, ma hanno un aspetto certamente dietetico. Però adesso metto di nuovo di là e assaggiamo. Aspetta, vediamo se qua. Questo qua ve lo faccio, un assaggio qua, così. Questo è veramente buono. Almeno una volta alla settimana noi lo mangiamo sempre. Sì, aspettate, come al solito, quando devi fare una cosa per bene, non esce mai. Ecco, però adesso che facciamo? Niente, ci giriamo, aspettate. Niente, niente, sono poco professional, quindi eccolo qua. Buono, 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 buono. Vabbè, questa è una certezza perché la faccio sempre. Ma riprovate, è un modo pure per mangiare i broccoli, non sempre con la pasta. Adesso vediamo quelle, ma non so come prenderle. Come le prendo? Aspettate, vediamo un attimo, mi devo organizzare. Che faccio? Aspettate. Allora, eccomi. Niente. Ecco, ho messo qua un piattino. Adesso assaggiamo, ma secondo voi come saranno? Però con le mani un po' da maleducati, no? Però come faccio così? Buono. Allora, la buccia gli dà quella spinta in più.
Buonissimo. Mi dispiace che non potete venire qui, che avremmo diviso un pochino. Niente, abbiamo fatto una chiacchierata fuori sul balcone con la copertina. Sarà per un'altra volta. Comunque, noi adesso andiamo a mangiare perché queste cose si devono mangiare calde, se no non sono buone. Ci sentiamo dopo. Arrivo, mi sta chiamando Daniele. A dopo. Buono. Mezzanotte in punto e sono qui per darvi i miei saluti e la chiusura di questo vlog. Sono qui con il pigiama, denti lavati, faccia lavata, la crema per le rughe messa. Lì c'è il balcone aperto perché Willy deve fare l'uscita notturna, quindi ho aperto un attimino, ho lasciato aperto perché potrei dimenticarmelo, se chiudo poi rimane lì tutta la notte. Intanto qui ho preparato, lo faccio ogni sera, le tazze qua per la colazione di domani, così mi trovo avvantaggiata. Qui ancora siamo nella nostra atmosfera dei film. Anche qua ho preparato la colazione, così domani mattina, giusto che riscaldo il latte, noi ci mettiamo. Generalmente stiamo prima un po' sul tavolo, poi ci andiamo sul divano e sul tablet ci stiamo guardando The Walking Dead. Siamo quasi al finale di tutta quanta la serie, ci manca ancora una stagione. Ora aspettate che iniziamo a chiudere. Con il camino spento, spegniamo anche le lucine. Ora, tra un po' mi sa che non vedete più niente. Dov'è qua che sono con la mano messa storta? Ecco, ora spengo anche quella. Non mi vedete più, vediamo se Willy, dove sei? Dai, entra. Dai. E dai, Willy. Ho acceso la luce che non si vedeva niente. Willy. Forza, entra. Vedi che ti chiudo fuori? Dai! Oh! Veloce! 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 Velocissimo! Ok, chiudiamo. Tende. Va, va a dormire! Veloce! Ecco, vado a dormire pure io. Spegniamo anche queste luci, piene di luci qua, la discoteca. E va bene. E quindi, grazie per essere stati in mia compagnia. Io vado a fare un po' di nanna. E niente, vi mando un bacio, voi buona giornata, buonanotte chi mi starà guardando prima di andare a letto, buon pomeriggio, buon tutto e ci vediamo al prossimo video.